Ben trovati a tutti, ci troviamo a Narayana Modena. Per chi non ci conosce, io sono Sabrina, Alberto. Alberto, che oggi ti spiegherà con voi. Quello che vi proponiamo oggi è una lezione di livello base, quindi significa che è accessibile a tutti, anche per chi si dovesse approcciare allo yoga per la prima volta. La lezione si svolgerà con una prima fase di riscaldamento generale, con particolare attenzione però sul riscaldamento dei polsi delle spalle e nella fase centrale della lezione praticheremo un vinyasana, quindi una serie di posizioni dette asana che vengono fatte in una sequenza fluida di movimenti sempre supportati dalla respirazione. Altro non vi devo dire se non che nel caso in cui ne abbiate bisogno potete utilizzare uno spessore morbido che può essere o un cuscino o una copertina. E niente, quindi a questo punto io direi di iniziare la pratica e vi auguriamo quindi una buona pratica ai nostri accompagnatori. Grazie. Albert, puoi iniziare. Parte anteriore del tappetino, ginocchia a terra. Iniziamo dalla posizione di Adho Mukha Virasana, quindi apri leggermente le ginocchia. Ginocchia a terra, glutei sui talloni e tronco e braccia protesi in avanti. Provate a portare la fronte al pavimento, se la fronte non riesce ad andare al pavimento eventualmente potete chiudere i pugni mettendone uno sopra l'altro e portando i pugni sotto la fronte. Nel caso in cui abbiate fastidio un pochino alle ginocchia potete utilizzare lo spessore che vi siete procurati da mettere sotto i glutei, quindi tra la coscia e il polpaccio. Bene. Vi lasciate allungare in questa posizione. Ecco, perfetto. Vi allungate, lasciate il corpo pesante a terra, rimanete per un attimo con l'attenzione al corpo, sentite se vi sono delle particolari tensioni in determinate zone, cercate di portare in queste zone il vostro respiro. Quindi ci abbandoniamo qui, non forzate in alcun modo il respiro, lasciatelo scorrere fluido. E cercate di portare la mente alla respirazione in modo tale da estraniarvi alla quotidianità e da preparare il corpo, ma soprattutto la mente, alla pratica. Provate a sentire l'allungamento sulla colonna. Se avete piacere potete portare i glutei un pochino più verso i talloni ed eventualmente portare anche il collo del piede a terra. Bene, e da questa posizione, inspirando vado in quadrupedia, inspiro. Ed espiro, torno in Adho Mukha Virasana. Lo facciamo dinamico seguendo il vostro respiro, quindi inspiro di nuovo, torno in quadrupedia, espiro, torno in Adho Mukha Virasana. Seguite il vostro respiro, inspiro, espiro. Lo facciamo un'altra volta e mi fermo su in quadrupedia. Controlliamo che i polsi siano sotto la verticale delle spalle e che le ginocchia siano sotto la verticale del bacino. Proviamo a ruotare in avanti la parte interna del gomito. Perfetto. E da lì cominciamo sempre con, per staccare la nostra respirazione, con delle flesso estensioni della colonna. Quindi inspiro, inarco, partendo dalla parte bassa del bacino, espiro, ingombisco, porto il mento verso lo sterno e di nuovo inspiro. In arco, per ultimo il tratto cervicale, lo sguardo vedete se tenerlo avanti o portarlo su, espiro, ingombisco, più possibile spingo l'ombelico verso la colonna e il mento verso lo sterno, inspiro, anche qui seguite il ritmo del vostro respiro, espiro, inspirando. In arco, partendo dal bacino, per ultimo sempre il tratto cervicale. E di nuovo S e nel prossimo mi fermo in posizione neutra della schiena, rimango qui,
Benissimo, cominciamo a scaldare un pochino i polsi, ruotiamo le dita delle mani esternamente. Perfetto, così Albert. E da lì cominciamo a disegnare dei cerchi con il torace, spostando il peso a sinistra, in avanti, a destra e indietro. E poi giriamo, cambiamo verso, andiamo verso destra e poi in avanti, verso sinistra e poi indietro. Facciamo due da una parte e due dall'altra. Facciamo un'altra volta. Visto che dovremo lavorare un pochino sui polsi, scaldiamoli bene. Bene, a questo punto ruotiamo le dita delle mani verso le ginocchia. Perfetto. Se già così la posizione è troppo intensa e provate fastidio nell'avambraccio, avvicinate le ginocchia alle dita delle mani. Altrimenti, se la posizione è piacevole, anzi potete aumentare un pochino l'intensità, cominciamo ad andare con i glutei verso i talloni. Perfetto, questo movimento. Ottimo. E poi di nuovo. Inspiro su ed espiro di nuovo con i glutei verso i talloni e poi di nuovo su. Benissimo, da qui mi siedo direttamente in diragona, torno quindi a posizionare le mani. Perfetto. Se in virasana state scomodi, potete mettervi anche seduti con le gambe incrociate. Bene, da qui braccia distese in avanti, palmi rivolti verso il basso e cominciamo a aprire e chiudere velocissimamente i pugni. Apro, chiudo, veloce. Facciamo 30 secondi di questo movimento. Apriamo le braccia lateralmente e continuiamo con lo stesso movimento. Sempre i palmi delle mani rivolti verso il basso. Distese lungo i fianchi, porto le mani in avanti, intreccio le mani e faccio delle piccole circonduzioni con i polsi da una parte e da un'altra. Ottimo. Bene. Ok, stacca l'intreccio e iniziamo con il riscaldamento delle spalle. Nel caso in cui stiate appunto scomodi, comincia a diventare pesante la posizione sulle ginocchia, potete comunque sempre sedervi a terra con le gambe incrociate. Mani sulle spalle, perfetto. E cominciamo con delle circonduzioni per avanti. Quindi inspiro, porto i gomiti dietro, i gomiti cercano di avvicinarsi il più possibile ed espirando scendo in avanti. I gomiti cercano di avvicinarsi quando scendo in avanti. E così, dinamico. Quindi inspiro quando vado dietro, espiro quando scendo. Cerchiamo quando inspiro di avvicinare le scapole della colonna e quando espiro di allontanarle dalla colonna. Mi raccomando, non perdete mai l'attenzione all'addome, l'ombelico spinge sempre verso la colonna, quindi cercate di riempire la zona lombare. Ottimo. Mi fermo e cambio giro. Circonduzioni per dietro, quindi inspiro, salgo ed espiro, scendo. Inspiro, salgo ed espiro da dietro, scendo. Spalle sempre lontano dalle mi fermo con le braccia su, i palmi che si guardano, la mano di destra, il gomito di destra che piega, la mano di destra che va a cercare la zona in mezzo alle scapole, la mano di sinistra rimane sul gomito di destra e aiuta il movimento.
Cerchiamo se riusciamo a riportare la testa in linea con il tronco, nel caso in cui fossimo venuti leggermente in avanti per prendere la posizione, cercare, proviamo a allontanare leggermente l'omero dalla testa. Ottimo. Teniamo qui, per chi è in grado, chi si, se la sente può portare la mano di sinistra da dietro a prendere la mano di destra. Perfetto. Se non riuscite a prenderla, eventualmente potete semplicemente cercare di avvicinare le dita. Se invece avete fastidio alle spalle, ritornate con la mano di sinistra sul gomito di destra. Tengo un attimo lì. Cerco di aprire bene il torace, le spalle, le scapole che abbracciano la colonna. Bene. E da lì tolgo l'intreccio, ritorno su, di nuovo inspiro. Su in alto, tese le mani, le braccia, le mani dei panni che si guardano e da qui braccio di sinistra che piega, mano di sinistra che scende in mezzo alle scapole, con la mano di destra vado sul gomito di sinistra e mi aiuto ad entrare nella posizione. Allontano se riesco leggermente l'omero di sinistra dalla testa. Perfetto, eventualmente mi aiuto un attimino inizialmente con la testa a spingere un pochino più indietro l'omero e poi provo a staccarlo. Stessa cosa di prima, chi è in grado porta la mano di destra passando da sotto e da dietro a prendere le dita della mano di sinistra. Bene, rimaniamo lì, cerchiamo di respirare, cerchiamo il respiro in alto e aprire bene il torace. E dai, sciogliamo, lasciamo le braccia lungo i fianchi e poi cominciamo con le mani, potete portare le mani sulle ginocchia, e cominciamo con delle circonduzioni del collo a sinistra e a destra. Alternate il movimento. Quando portate il movimento verso lo sterno, espirate, poi cominciate a inspirare. Fermiamo con la testa al centro e da qui ci torniamo a mettere in quadrupedia. Ottimo. Bene. Puntiamo i piedi e inspiriamo ed espirando spingiamo bene l'ombelico verso la colonna, stacchiamo le ginocchia da terra, ingobbiamo bene la posizione e rimaniamo lì 30 secondi. Quindi ingobbisco e stacco. Porto lo sguardo al pube. 30 secondi lì. Cominciamo ad attivare anche l'addome, gambe. Qua comincio a staccare leggermente le ginocchia da terra, sollevare un pochino il bacino verso l'alto e portare l'addome verso le cosce. Questo. Quindi cerco, comincio ad entrare in una domuca, corto, tengo lì, tengo ancora un pochino. Lì cerco di appiattire la zona della schiena, bella lunga, distesa e poi quando ci sono, distendo le ginocchia, se riesco. E cerco di portare i talloni verso il pavimento. Bene, a questo punto se vogliamo aprire un pochino, distanziare un pochino i piedi tra di loro, facciamolo pure se sono troppo vicini. Bene, e da qui cominciamo con delle flesso, estensioni delle ginocchia, alternando sinistra e destra, muovendo il bacino da una parte e dall'altra, in modo tale da cominciare ad allungare i bicipiti femorali e anche il fianco di sinistra e il fianco di destra. Quindi, piccoli movimenti, cercando di portare il ginocchio verso il tappetino. E poi ci fermiamo in allunga. Benissimo. Se dovete allungare un pochino più la posizione, fatelo. Cercate di equidistribuire bene il peso sia sui piedi che sulle mani. E
Cerchiamo di verificare che il taglio esterno dei piedi sia parallelo e le dita medie delle mani parallele appunto tra di loro. Spingiamo in alto il bacino, cerchiamo di ruotare i dischi verso il soffitto. Ottimo. E da qui, inspirando, porto il peso in avanti ed entro in Kumbhakasana, la posizione della panca. Ruoto in avanti la parte interna del gomito, Kumbhaka, Kumbhaka. Perfetto, benissimo. Una linea unica, tallone sommità della testa. E da lì espirando, Adho Mukha di nuovo. Ottimo, lo facciamo dinamico, di nuovo inspiro, Kumbhakasana, posizione della panca, lì. E di nuovo espiro, Adho Mukha. Inspiro, Kumbhaka. Espiro, Adho Mukha. Piego leggermente le ginocchia in modo tale da aiutare un pochino il ritorno, lo facciamo un'ultima volta, di nuovo Kumbhakasana e da lì, addome forte, ombelico che spinge verso la colonna e Adho Mukha, ottimo. E da qui passo o salto, Uttanasana, piedi in mezzo alle mani, ottimo, mi allungo lì, cerco di portare l'addome più vicino possibile alle cosce. Ovviamente se avete fastidio nella parte bassa della schiena oppure se non arrivate a terra con le mani, piegate leggermente le ginocchia, non dovete sentire carico sulla parte bassa della schiena. Ottimo, bene, mi allungo lì e poi piegando le ginocchia porto le mani sulle ginocchia e sedere in linea con le ginocchia ed entro in Utkatasana. Bene, distendo bene i gomiti se sono in grado, se riesco, e da qua inspiro ed espiro dando mobilità massima alla colonna. Quindi espiro, ingobisco, inspiro, estendo, spalle che aprono bene, scapole che abbracciano la colonna. Espiro, ingobisco il mento verso lo sterno, l'addome che contrae, e di nuovo inspiro, estendo, e di nuovo es. Ombelico verso la colonna, benissimo, ottimo. E da lì, mani a terra, Uttanasana di nuovo. Per chi è già con l'addome come Alberto contro le cosce, può anche intrecciare i gomiti in modo tale da dare maggiore peso alla posizione e sentire quindi un maggior allungamento. Se per caso fate fatica a mantenere l'equilibrio in questa posizione, potete distanziare un pochino i piedi tra di loro, mantenendo però sempre l'arco esterno parallelo. Bene, ottimo. E da lì, piegando leggermente le ginocchia, passando con le braccia esternamente, andiamo in Urvastasana. Inspiro, salgo, Urvastasana. Ottimo. Inalgo leggermente, i glutei strizzano, l'addome sento che lavora in allungamento, ma anche per tenere leggermente l'arco e poi torno al centro, braccia con i fianchi, Tadasana. Ottimo, un attimino gli occhi chiusi, calmo un attimo il respiro, distendo bene i gomiti, le spalle che allontanano il più possibile dalle orecchie, le scapole che abbracciano la colonna, i pavi ben aperti, rivolti in avanti. Pube che avvicina l'ombelico. Ottimo. Teniamo qualche secondo questa posizione, calmiamo il respiro se siamo in affanno. E da lì lentamente torniamo a aprire gli occhi e facciamo qualche circonvoluzione con le braccia, questa volta braccia distese, circonduzioni per avanti. Ok, quindi inspiro dietro ed espiro scendo, inspiro dietro ed espiro scendo. Quando vado dietro vuoto i palmi delle mani esternamente, quando vado avanti i palmi si guardano, in modo tale da aumentare l'escursione articolare. Perfetto. Ancora un paio. Cercate di minimizzare al massimo il movimento del bacino, è solo un movimento a livello dell'articolazione della spalla. Il bacino resta fermo. Cambio, giro, vado con le circonduzioni per dietro. Perfetto. Inspiro quando vengo in avanti, espiro quando vado per dietro.
braccia lungo i fianchi, piego leggermente le ginocchia e scendo in Uttanasana. Ottimo. Se non siete nella parte anteriore del tappetino, eventualmente andateci. Ottimo. Bene, mi allungo qua e da qui passo o salto, vado in adduca. Se faccio un salto, ammortizzo e poi distendo. Ottimo. Bene. Da qui inspiro, vado incubata, di nuovo posizione della panca, appoggio le ginocchia a terra ed entro in un piccolo chaturanga, quindi porto il peso in avanti, le spalle che vanno oltre la verticale delle mani e poi di nuovo punto sempre i piedi, di nuovo salgo in Kumbhakasana. Inspiro e di nuovo espiro, chaturanga con le ginocchia a terra, provo a portare il petto verso il pavimento, il tronco è parallelo a terra e di nuovo salgo in Kumbhakasana. Ottimo. E di nuovo scendo chaturanga, eventualmente portate, allunga semmai dopo di nuovo Kumbhaka, vieni su in Kumbhaka, allunga un po' di più la posizione, vieni un po' più indietro con i piedi in modo tale che, esatto, che le spalle siano sulla verticale dei polsi. Ottimo, così, perfetto, ottimo. E di nuovo ginocchia a terra, ottimo, facciamo un altro piccolo chaturanga. Quindi omero e avambraccio a 90 gradi se riusciamo e da lì mi stendo a terra. Ok, le mani rimangono all'altezza del petto, la fronte a terra. Ottimo, bene. E da lì espiro ed inspirando un piccolo serpente. Stacco la testa e sollevo un pochino il petto. Lì, glutei ben strizzati, non devo sentire fastidio alla bassa schiena. Collo del piede che preme a terra. Bello attivo e di nuovo espiro, scendo fronte a terra. E di nuovo inspiro, piccolo serpente, le scapole abbracciano il più possibile la colonna e gli omeri sono addotti, stanno bene vicino al tronco. E di nuovo espiro, scendo, inspiro, salgo, lo facciamo l'ultima volta, inspiro, scendo, inspiro, salgo, piccolo serpente, e da lì entro in Balasana, glutei sui talloni. Braccia distese dietro, lungo le gambe. Entra pure in Balasana così riposiamo le braccia, porta le braccia dietro, perfetto, ottimo, così. Se volete aprire leggermente le ginocchia tra di loro in modo tale da passare meglio con il torace in mezzo alle ginocchia, fatelo, altrimenti va bene così. Posizione del bambino. Scarichiamo un po' il lavoro sul braccio. E sulla colonna che ha lavorato in estensione. Prendiamoci il nostro tempo di recupero, importante tanto quanto la pratica, anzi, fa sempre parte della pratica. Ottimo. E da lì riportiamo le mani in avanti, puntiamo i piedi e torniamo a salire in adduca. Ottimo. Da qui estremizziamo un pochino il movimento di Adho Mukha cercando di portare la fronte e le spalle verso il pavimento. Quindi proviamo ad andare in estensione e portiamo l'addome un pochino più verso le cosce. Possiamo farlo dinamico con dei piccoli movimenti, quindi torno in Adho Mukha e poi torno a portare la fronte verso il pavimento, estendo la zona dorsale. Ottimo. Se per caso non riesco a mantenere la colonna dritta, piego leggermente le ginocchia. Date sempre maggiore importanza alla posizione della schiena, della colonna, più che delle gambe. Ok. Bene, da lì ci fermiamo in Adho Mukha. Ottimo. Gamba destra su e cavallo Adho Mukha. E da lì portiamo il peso sulle braccia in Kumbhakasana, ginocchio di destro che va verso l'esterno e il tallone che cerca il gluteo. Ingobbisco anche qui, benissimo, e da lì direttamente il piede di destra in mezzo alle mani. Se non riesci ad andarci direttamente, lo posizionate a terra e poi lo spostate con una mano. Ottimo, ginocchio di sinistra a terra, bene, giù a terra. Cerchiamo di portare a terra la parte alta della rotula, quindi evitate ovviamente di appoggiare la rotula a terra. E se appoggiate la parte alta della rotula, portate già in estensione il quadricipite di sinistra. Se avete fastidio al ginocchio potete mettere uno spessore sotto il ginocchio. Bene, cominciamo a portare le mani al ginocchio, spingiamo in alto la sommità del capo,
apriamo bene le spalle, le scapole abbracciano sempre la colonna, l'addome è attivo, anche qui, ottimo, perfetto, proprio quello. E poi da qua, chi è in grado, porta le mani al bacino. I gomiti cercano di avvicinarsi, non dimentico mai di portare in alto la sommità del capo, massima estensione della colonna. Poi, per chi ha le prime armi si ferma qua, chi invece sa che può andare oltre può portare le braccia in alto, intrecciando i pollici nelle braccia di Anjaneyasana. Ottimo, benissimo. E dai direttamente mani a terra, il piede rimane in mezzo alle mani, e da lì stacco il ginocchio di sinistra. Benissimo, sono le gambe di Virabhadrasana. Bene, e adesso contraggo bene l'addome. Alleggerisco il piede a terra e porto il tallone verso il gluteo, quindi sono in Kumbhakasana con il ginocchio sempre piegato e il tallone verso. Esatto, quello lì, benissimo. E da lì sfilo indietro ad Adho Mukha. 5 respiri. Se sono in affanno, prova a recuperare lì. Se invece avete la necessità di appoggiare le ginocchia a terra, appoggiatele, rimettervi in palasana, fatelo. E da qua cambiamo giro. Gamba di sinistra distesa in alto, anca chiusa, in kapada adho mukha, ottimo. E da lì peso sulle braccia, Kumbhakasana, ginocchio che va verso l'esterno e tallone che va a cercare il gluteo. Perfetto. E da lì direttamente piedi in mezzo alle mani. Ottimo. E il ginocchio di destra ti scende a terra. Eventualmente, se volete, appunto, puntando il piede dietro, allontanate un pochino più il ginocchio in modo da entrare bene nella posizione. E da lì portiamo le mani sul ginocchio di sinistra. Ottimo. Distendiamo i gomiti, spingiamo in alto la sommità del capo, lo sguardo può rimanere dritto davanti a voi. Ottimo. E da lì, chi è in grado porta le mani al bacino. Con le mani spingete pure in avanti il bacino e in alto sempre la sommità del capo. Anche qui, chi sa che è in grado di tenere muscolarmente la posizione, porta le braccia su, intreccia i pollici, le braccia di Anjaneyasana. Ottimo. E da lì, di nuovo mani a terra, stacco il ginocchio di destra, sono con le gambe di Virabhadrasana, e da lì contrago, spingo l'ombelico verso la colonna, stacco il piede e sfilo indietro in Adho Mukha. Saltino, passo, piedi in mezzo alle mani, apro le ginocchia e entro in Malasana. Ottimo. Chi è in grado può portare le mani, come ha fatto Alberto, dietro a prendere i talloni, passando da davanti alle tibie, altrimenti potete mantenere le braccia distese in avanti. È una posizione di scarico, quindi cercate una posizione più comoda possibile. Riportiamo le mani in avanti e lentamente torniamo a salire in Tadasana. Ottimo. Adesso faremo una sequenza di posizioni, è un saluto al sole, diciamo un po' rivisto, revisionato, e lo proveremo a fare per 3 volte di seguito. E nel caso in cui sentiate la necessità di fermarvi, fermatevi, riprendete un attimo il respiro normale e provate poi a riprendere la sequenza. Benissimo. Da qui, Urvastasana, braccia che salgono, palmi che uniscono, inspiro. Ed espirando, scendo in Uttanasana. Mi raccomando, ginocchia eventualmente piegate se vi dà fastidio la posizione a livello della schiena. E da qui, Ardha Uttana, testa su, appiattisco la zona dorsale, alleggerisco le mani da terra. Bene, e da qui passo o salto Adho Mukha, respirando. Ottimo, ammortizzo, benissimo. Ecco, se lo fate così è perfetto.
E da qua porto il peso in avanti, in cumbha casana, inspiro, ruoto l'interno dei gomiti in avanti, ottimo. E da lì ginocchia a terra, chaturanga, ottimo. E da lì bhujangasana, scivolo in mezzo alle braccia, in avanti, non distendo del tutto i gomiti, gli omeri continuano a stringere bene il torace. E da lì chaturanga di nuovo con le ginocchia a terra. E poi Kumbha Kasana, inspiro, salgo e da lì espiro, Adho Mukha. Ottimo, salti nel mezzo delle mani, inspiro, Ardha Uttanasana, testa su, espiro, Uttanasana, chiudo, inspiro, salgo, Urdhva Stasana con le ginocchia leggermente piegate quando salgo, in, ed espiro, Tadasana, braccia lungo i fianchi. Riprendiamo subito, facciamo la seconda sequenza e di nuovo inspiro, Urdhva Stasana, in, espiro, Uttanasana, inspiro, Ardha Uttanasana, passo, salto, Adho Mukha. Ottimo. E da lì inspiro, Kumbha Kasana, nuova posizione della panca. Chaturanga, chi è già in grado può farlo con le ginocchia distese, altrimenti le ginocchia piegate, e da lì Bhujangasana. E di nuovo Chaturanga, espiro, salgo Kumbhaka in, espiro, Adho Mukha. Salti nel mezzo delle mani, inspiro, Ardha Uttanasana, chiudo. Urdhva Stasana, inspiro, salgo, ginocchia leggermente piegate quando salgo, ottimo, e braccia lungo i fianchi, espiro, Tadasana. Bene, non pensiamoci, facciamo anche la terza volta, così ce lo togliamo, e di nuovo su, inspiro, Urdhva Stasana, espiro, Uttanasana, inspiro, Ardha Uttanasana, appiattisco la zona dorsale, ottimo. E da lì passo, salto, Adho Mukha, S. Kumbha Kasana, inspiro. E da lì Chaturanga, Bhujangasana. E di nuovo Chaturanga, inspiro. Kumbhaka, in, espiro, Adho Mukha. Salti nel mezzo delle mani, Ardha Uttanasana, in. S, chiudo la posizione in Uttanasana, Urdhva Stasana, inspiro ed espirando braccia lungo i fianchi in posizione di Tadasana, chiudo un attimino gli occhi e cambi, inspiro. Prendete il vostro tempo. Aggiungendoci qualche piccola posizione. Quindi espiro Tadasana, inspiro Utkatasana, posizione della serie, piego le ginocchia, porto i glutei all'altezza delle ginocchia, se riesco porto leggermente indietro i glutei in modo tale da provare a vedermi gli alluci e lo completo portando le braccia in alto. Non c'è bisogno che i palmi si uniscono. Basta che si guardino, sguardo in alto, un bel inspiro lì e poi espirando, Uttanasana, Ardha Uttanasana, inspiro. E da lì, saltino indietro, passo, Adho Mukha. Porto il peso in avanti, in Kumbha Kasana, inspiro. Espiro, Chaturanga, sempre il solito discorso, che in difficoltà appoggia le ginocchia a terra, Bhujangasana. E di nuovo Chaturanga, Kumbhaka, e da lì entro direttamente in Ekapada Adho Mukha, destro su. Ottimo. Mi allungo bene lì e poi direttamente il piede destro in mezzo alle mani, Virabhadrasana 1, completo. Quindi portando su anche le braccia. Se riesco lo sguardo va in alto.
Se i gomiti non riescono a stare distesi, i palmi delle mani possono non stare a contatto, ma semplicemente si guardano bene. E dai, mani a terra, di nuovo, Chaturanga. Bhujangasana. Chaturanga. E Kumbhaka. Ottimo, tengo con l'addome. E da lì, nella posizione successiva, è direttamente il Kapala Dukha Sinistro su. Distendo la punta del piede, verso il ottimo, perfetto. Do massima lunghezza alla colonna, non gravo su con il peso sulle mani, mi spingo via e da lì direttamente piede di sinistra in mezzo, le mani, Virabhadrasana 1, sinistro. Anche qui se ho fastidio la colonna, piego leggermente il ginocchio dietro, leggera retroversione del bacino e poi lo ridistendo. Ottimo, mani a terra e da lì, Chaturanga. Bhujanga, Chaturanga e Kumbhakasana. Allunga, espiro lì. Ottimo. Saltino in mezzo alle mani. Ardha Uttanasana. Inspiro. Uttanasana. Chiudo. E da inspiro. Utkatasana. In posizione della sedia. Scendo il più possibile. Ottimo. E sguardo si sta ben in alto, altrimenti lo sguardo lo mantenete davanti a voi. E da lì distendo le ginocchia, Tadasana. Un attimino, anche qui chiudo un attimo gli occhi, un secondo. Faccio qualche inspiro e espiro, eventualmente un pochino più ampio. Sempre dal naso, anche se siete in affanno, cercate sempre di respirare dal naso per allenare anche i muscoli accessori della respirazione. Perfetto, questo. E da lì, un attimino, ci sediamo in Virasana, quindi ginocchia a terra, ci inginocchiamo perché ci sediamo. Virasana, il tronco lo rimane esatto in verticale. Ottimo. E da lì qualche movimento di flesso estensione del collo. Vediamo un attimo il collo. Espiro, porto il mento verso lo sterno. Inspiro, cercando di portare prima in alto la sommità del capo, poi vado indietro. Ed espiro, porto il mento verso lo sterno. Inspiro, estendo. Porta le mani a terra e ci rimettiamo in Adho Mukha. Ottimo. Bene. E da qui, gamba destra su e Kapada Adho Mukha. Piede destro in mezzo alle mani, Virabhadrasana 1. Da qui ruoto il piede dietro di 90 gradi e dentro in Virabhadrasana 2. Le gambe da lì non si muovono più. Esatto, il bacino è in linea con il ginocchio, benissimo, e il tronco è centrato sul bacino. Lo sguardo è alla mano avanti. Bene, e da qua entro in Pasva Virabhadra 2, quindi porto il braccio di sinistra che va a trattare il colpaccio di sinistra e estendo le mie braccia di destra. Ottimo, lo sguardo se riesco lo porto al soffitto. Bene. E lì, mantenendo la lunghezza del lato di destra, porto l'avambraccio, piego ovviamente il ginocchio di destra, porto l'avambraccio sul ginocchio di destra e in un Padmasana semplificato, il braccio di sinistra sale e poi lo porto passando sopra l'orecchio parallelamente. E da lì, Uttita Trikonasana, mantenendo il fianco di sinistra più lungo possibile, anzi di destra, scusate, più lungo possibile, quindi il braccio lo portiamo in linea con il braccio di destra, la mano di destra o la tenete a terra se siete in grado, oppure se sentite che accorciate il fianco, potete portare la mano direttamente sopra alla tibia in modo tale da
dare maggiore lunghezza alle mitoraci di destra. Se il collo sta bene, lo sguardo va alla mano in alto, altrimenti mantenetelo a terra o davanti a voi. Ottimo. Da lì, mani a terra, ruoto il piede di destra di 90 gradi e dentro in Prasarita Padottanasana. Ruota pure il piede, andiamo in Prasarita Padottanasana, quindi ruota il piede, perfetto, di destra di 90 gradi, ecco, perfetto, e mi allungo qui. Ottimo. Taglio esterno dei piedi parallelo. Benissimo. Il bacino è sulla linea dei talloni. Quindi cerco di non sbilanciarmi né indietro né in avanti. Ottimo. Bene. Cerco di camminare quindi con le mani in avanti senza spostare il peso e l'allineamento del bacino. Ottimo. E da lì comincio a camminare con le mani sotto la verticale delle spalle. Ottimo. E da lì apro leggermente i piedi esternamente, quindi a 45 gradi. Piego le ginocchia, salgo con il torace e porto il bacino in linea con le ginocchia. Le mani appoggiate leggere sulle ginocchia. Bene, teniamo la posizione lì, perfetto. Addome attivo, ombelico che prova a spingere verso la colonna. Ancora 5 secondi se riusciamo. Albert ce la fa benissimo. Ok. E da lì, mani a terra, ruoti i piedi in avanti di nuovo e dentro in Pasvottana a destro. Ruoto di 90 gradi entrambi i piedi, accorcio eventualmente un po' la posizione se sono molto allungata. Cerco di mantenere in linea il bacino. Eventualmente qua ogni tanto inspirate, sollevate la testa in modo tale da appiattire la zona dorsale e poi dopo da lì, espirando, provate a discendere mantenendo la colonna lunga, cercando di portare l'addome verso la coscia. Ottimo. E da lì mani, fianco e piedi all'altezza del piede di destra, porto il peso leggermente in avanti, alleggerisco il piede di destra e lo faccio scivolare indietro in Adho Mukha. Ruoto bene gli ischi a soffitto e cambiamo lato, Kapada Adho Mukha sinistro, gamba sinistra su, ottimo, sinistra in mezzo alle mani, Virabhadrasana 1, sinistro. E da lì apro in Virabhadrasana 2, ruoto il piede dietro di 90 gradi. Perfetto. Lo sguardo a mano avanti, la mano sinistra. Ottimo. Scendo con il bacino. E da lì Pasva Virabhadra 2, la mano di destra. La mano di destra va a cercare, perfetto, il polpaccio di destra, il braccio di sinistra. Va in alto, porto lo sguardo oltre il braccio di sinistra, lo porto a soffitto e da lì direttamente entro in Padmasana semplificato, portando l'avambraccio sul ginocchio di sinistra. Il braccio di destra sale e poi dopo lo porto parallelo a terra, passando da sopra l'orecchio con il palmo della mano rivolto appunto verso il pavimento. Anzi, non parallelo a terra, ma fa una linea unica col tallone. Ottimo. E da lì, mantenendo le mitoraci di sinistra lungo così com'è, comincio a drizzare il ginocchio di sinistra e dentro in Uttita Trikonasana. La mano, vedete se arriva a terra, altrimenti la tenete appoggiata sulla tibia, il braccio di destra in linea con il braccio di sinistra. Lo sguardo, se il collo sta bene, va alla mano di destra, altrimenti mantenetelo dritto davanti a voi o a terra. Bene, e da lì, mani a terra, Pasvottana sinistro, accorcio un pochino la posizione, perfetto, un bel inspiro, allungo il massimo la colonna e poi espirando scendo
da lì porto il peso sul piede di sinistra, piego il ginocchio di sinistra e richiamo la gamba di destra di fianco al piede di sinistra, lontanasana. Portiamo indietro il piede di sinistra, ruotiamo i piedi di 90 gradi e mi ritrovo di nuovo in Prasatittapaddottanasana. Ottimo, questo. Taglio esterno dei piedi parallelo. Mi allungo lì. Cammino con le mani sotto la verticale delle spalle e comincio con delle piccole torsioni. Porto il braccio di sinistra su e lo sguardo su, inspiro, espiro, scendo, inspiro, salgo dall'altra parte. Facciamo dinamico seguendo il vostro respiro. Se volete aumentare un pochino la torsione, la mano che rimane a terra va un pochino più verso il piede opposto, quello lì, esatto. Il bacino cerchiamo di mantenerlo più fermo possibile. Da lì mi fermo con le braccia in avanti, cerco di mantenere sempre il bacino in linea con i talloni, intreccio le mani dietro e poi cerco di allontanare le mani dai glutei e di portare quindi le braccia verso terra. Ottimo. Chi è in grado può unire anche i palmi delle mani, altrimenti va bene così come sono. Ottimo. Teniamo un attimino e poi da lì sciogliamo l'intreccio delle mani. Ottimo, ruotiamo leggermente le dita dei piedi esternamente a 45 gradi, pieghiamo le ginocchia, portiamo il bacino in linea con le ginocchia, le mani leggere alle ginocchia, rompo bello dritto, benissimo. E da lì, piccoli movimenti del bacino da lì, scendo e torno lì, non vado più su della linea delle ginocchia. Questo movimento, ottimo. E da lì mi fermo, torno in Prasarittapaddottanasana, mi allungo lì. Ottimo. Ruoto i piedi di 90 gradi in avanti. Alleggerisco il peso sul piede di destra, vado indietro. Tiene in mezzo le mani, ginocchia che divaricano, malandana. In malasana la fronte cerca di andare verso il pavimento e i glutei cercano di scendere dalla parte opposta, quindi massima lunghezza e scarico nella colonna. Chi è già abbastanza vicino con il sedere al pavimento, e se avete le braccia dietro, ovviamente prima portatele in avanti, così evitate di pestarvi le mani, e da lì cominciamo a scendere, ci sediamo a terra, quindi se avete bisogno dell'aiuto delle mani, portatele dietro e vi distendete, sedete a terra. Ottimo. Bene, da qui distendiamo le gambe davanti, bene, schiena dritta. Entriamo nella posizione facendo un piccolo dandasana, posizione del bastone, e se per caso non riuscite a stare con la colonna in verticale perfettamente in linea come sta Albert, potete mettere un cuscino sotto ai glutei, altrimenti benissimo così, spalle lontanissime dalle orecchie, portiamo le braccia su un attimino, dandasana, piedi a martello, intronotate bene le cosce. Mento parallelo a terra. Un attimo, i panni si guardano. E da qui lentamente porto le mani in avanti in fascia in modo.
Se avete la necessità di aiutare a ruotare il bacino con le mani, andate a allontanare gli utei, quello esatto. E poi se non arrivate ai piedi, va benissimo le mani sulle tibie. L'importante è che teniate la colonna dritta. Dovete pensare di arrivare in Paschimottanasana prima appoggiando l'addome sulle cosce, l'ultima parte, l'ultimo tratto da appoggiarsi, quando mai riuscirà ad appoggiarsi, sarà la fronte. Prendiamo qualche respiro qui. Ispirando, sollevate un attimo la testa in modo tale da appiattire, esatto, ancora di più la zona dorsale, poi dopo espirando cercate maggiore lunghezza, non tanto tirando con le mani, ma grazie al respiro che vi porta ad allungarvi un pochino di più. E da lì lentamente torno a salire, schiena dritta, e andiamo verso la posizione di Janu Sirsasana. Quindi manteniamo la gamba di destra distesa, andiamo a piegare il ginocchio di sinistra, portando la pianta del piede di sinistra verso l'interno coscia di destra, eventualmente ruotiamo leggermente il torace verso sinistra in modo tale da entrare bene nella posizione. Il ginocchio proviamo a metterlo in linea con il bacino, dopodiché riportiamo il torace in linea con la gamba di destra, un bel respiro, braccia su e poi dopo vi allungo in avanti dentro nella posizione di Janu Sirsasana, cercando di portare l'emitorace di sinistra a terra tanto quanto l'emitorace di destra. Resteremo nella posizione un minuto, quindi date tempo al corpo di allungarsi. Nel caso in cui vi faccia male, vi dia fastidio il ginocchio di sinistra, distendete il ginocchio e portate quindi la gamba di sinistra aperta lateralmente. Eventualmente spostato un pochino il piede dall'inguine e allontanato un po' il polpaccio dalla coscia di sinistra. Mi sollevo, riporto avanti la gamba di sinistra, ritrovo la verticalità della colonna e cambio lato, quindi sinistra distesa, destra che si piega, ruoto il torace leggermente verso destra, dopodiché inspiro e ritorno portando il torace tutto in avanti e espiro scendo. Lentamente sciolgo la posizione, piano, ridistendo il ginocchio di destra, ok, e da lì mi sdraio a terra, piego le ginocchia, piante i piedi a terra, e da lì stacco il piede di destra da terra, il ginocchio di destra rimane piegato, il piede di destra al di là del ginocchio di sinistra, ok, con la mano di destra l'appoggio sul ginocchio di destra e comincio con delle piccole oscillazioni. Lavoro sull'anca, cerco di mantenere a terra
la parte sinistra del bacino, eventualmente con la mano di sinistra aiutatevi a mantenere a terra il bacino di sinistra. Passando con la mano di destra all'interno della coscia di destra, vado a prendere la tibia, oppure anche sotto il ginocchio, come vi trovate più comodi, altrimenti, ecco, altrimenti la tibia lì. E cerco di portare quindi la tibia di destra più verso il torace possibile. Ottimo. Il piede di destra attivo, ottimo, questo a martello. Cerco di mantenere il prato cervicale più disteso lungo possibile, quindi metto leggermente verso lo sterno. E da lì riporto la pianta del piede di sinistra a terra, apro le braccia lateralmente, perfetto, e da lì vado in torsione verso destra. Quindi scendo, il piede di destra mi aiuta a portare il ginocchio di sinistra verso il pavimento. Cerco di mantenere le spalle a terra, se le spalle rimangono a terra, lo sguardo, se sta bene il collo, va verso la mano di sinistra. Se per caso sentite fastidio alla bassa schiena, cercate di portare le ginocchia un pochino più verso il braccio di destra in modo tale da riempire il tratto lombare. Bene, e da lì torniamo al centro, riportiamo il piede di destra a terra e cambiamo lato. Piede di sinistro al di là del ginocchio di destra. Mano di sinistra sul ginocchio di sinistra e molleggiamo lì. Cerchiamo di allontanare la coscia dal bacino. Cercate di mantenere il gluteo di destra ben appoggiato a terra, quindi di non staccare la parte destra del vostro bacino da terra. E da lì portiamo il braccio di sinistra all'interno della coscia di sinistra e andiamo a prendere con entrambe le mani la tibia di destra. E cerchiamo di avvicinare la tibia di sinistra al petto. Massima lunghezza della colonna, mento sempre verso lo sterno. Posiziono i piedi di destra a terra, le braccia si aprono lateralmente e da lì, espirando, vado in torsione verso sinistra, cercando di mantenere sempre le spalle a terra e lo sguardo dalla parte opposta rispetto a dove scendono le ginocchia, quindi verso destra. Respiro ancora nella posizione. Riportiamo i piedi a terra, li mettiamo con i piedi a terra, stacchiamoli, sempre mantenendo le ginocchia piegate e andiamo in Jatara Parivartasana, piccole torsioni. Jatara Parivartasana, mantieni pure le braccia aperte lateralmente, dinamico. Cerchiamo di tenere le ginocchia unite tra di loro. Anche qua non dimenticatevi mai lo sguardo, quindi andiamo a torsionare con l'ultimo tratto della colonna, il tratto cervicale. Per chi se la sente può provare a fare anche con le gambe distese.
cercando di portare le dita dei piedi verso le dita delle mani in modo tale da riempire la zona lombare. Ci fermiamo al centro, piante dei piedi a terra, aperte alla larghezza del bacino, braccia lungo i fianchi e da lì saliamo in morbido Setubandha. Cerchiamo di portare lo sterno verso il mento, se volete entrare meglio nella posizione potete intrecciare le mani sotto i glutei, cercare quindi di intrarotare maggiormente le spalle, di portare le scapole verso la colonna, quindi di dare una base d'appoggio un pochino più stabile alla posizione e una volta che avete preso bene la posizione potete tornare a staccare le mani tra di loro e a portare i palmi verso l'alto. Controllate che il tallone sia sotto la verticale del ginocchio. Bene, e da lì. Espirando, retroversione del bacino, sfioro terra e risalgo, inspiro. E di nuovo respiro, scendo, retroversione del bacino, così compensiamo subito l'arco, inspiro, salgo. Espiro, scendo, pube che avvicina l'ombelico e l'ultima volta inspiro, salgo. Ottimo, e da lì scendo. Glutei a terra, piego le ginocchia al petto. Bene, da qui possiamo anche andare in un'ananda balasana, quindi scarichiamo la colonna, le piante dei piedi sono rivolte verso l'alto, le ginocchia aperte, quel tanto che basta per farvi passare i lati del torace e con le mani premute sulle piante dei piedi. Cerco di portare le ginocchia verso terra. Tutta la colonna è distesa a terra, dal coccige all'ultima cervicale. E da qui ci distendiamo in una posizione comoda, facciamo qualche minutino di Shavasana. Se avete piacere di mantenere le gambe distese, fatelo, altrimenti se vi trovate meglio potete portare le piante dei piedi a contatto con le ginocchia aperte lateralmente, le mani sono leggermente staccate dal tronco, i palmi possibilmente sono rivolti verso l'alto per escludere il senso del tatto. Ovviamente se non trovate questa posizione comoda, adattatela alle vostre esigenze. Mento leggermente verso lo sterno. Rimanete ancora un attimo con l'attenzione al corpo, avvertite nella pesantezza a terra. Se fate fatica a mantenere gli occhi chiusi, soprattutto se sono le prime volte che praticate, eventualmente mettete una pozzolina, uno straccio o qualcosa sugli occhi in modo tale da escludere anche il senso della vista. Rilassate anche i muscoli del viso. Una volta che la posizione è estremamente comoda, che il corpo riesce a trovare la sua immobilità, staccate anche la mente dal corpo e rimanete un attimo in ascolto del respiro. Un respiro spontaneo a livello addominale.
l'attenzione al respiro, ampliandolo, cercando di portare il respiro un pochino più in alto, verso la zona clavicolare, senza però sempre forzarlo. Non forzate, ma ampliate, rendete il respiro consapevole. E poi cominciamo a riattivare il corpo, partendo dalle estremità, con dei piccoli movimenti delle dita delle mani, delle dita dei piedi. Se sentite la necessità di stiracchiarvi, fatelo, portando le braccia dietro, inspirando. Se sentite che esce uno sbadiglio, fatelo, non c'è problema. Anzi. E da lì pieghiamo le ginocchia al petto. Una piccola ondulazione sulla schiena. Bene, e lentamente. Ci ritroviamo seduti, con le mani incrociate. Congiungiamo le mani al petto. Bene. E ci ringraziamo per aver condiviso la pratica, spero che sia stato di vostro gradimento. Ringrazio Alberto per aver praticato e alla prossima volta. Grazie. Ciao.